Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come settare al meglio la grafica su Fortnite. Ovviamente possiamo impostarla attraverso un programma, un nuovo programma che è appena uscito da una nuova versione. Questo programma si chiama Nvidia Profile Inspector. Lo trovate in descrizione. E adesso vi spiego anche come settare al meglio la grafica. Come avete visto all'inizio, tanti, ma tanti FPS li facevamo, però Fortnite si vedeva una vera merda, veramente. Quindi, però gli FPS erano tantissimi. Possiamo anche arrivare fino a 1000 FPS, ovviamente per chi ha una buona scheda video e vorrebbe arrivare fino a 1000 FPS può usare questo metodo. Ad esempio, hai una 3070, 3080, ma anche 4070 Ti. Fai, usi questo metodo e vedi un po' quanti FPS fa. E mi raccomando, mai mettere il limite agli FPS, mai giocare a schermo intero. C'è la possibilità di crashare. Già, mi è successo tante volte su molti giochi, tipo Apex e Warzone. Quindi, questi sono. Dobbiamo solamente fare 4-5 settaggi e Fortnite cambierà del tutto. Già, cambierà del tutto. Quindi iniziamo prima ad andare su Anti-Aliasing Transparency Super Sampling, che è in inglese di merda. Qua sopra a Mod Replay Mod All, qua sopra impostate questo qua. Scendiamo fino a giù fino a trovare la texture filtering. Questa vi diminuirà così la texture sia sul panorama che i personaggi. Quindi impostate su più 3.0000. Se invece volete continuare, ovviamente fino a più 3.00. Lo stesso vale anche per qua, fino al massimo. E texture filtering qualità, mettiamo Hey, quality, eccolo qua. E facciamo applica. Se invece proviamo a selezionare questo logo di Nvidia, il programma farà tutto lui, quindi lo metterà in base anche al nostro sistema e ci aumenterà anche gli FPS su Fortnite. Gli FPS aumenteranno piano piano, aumenteranno. Io ho la 1660 Super, è del 2019, sta scheda e sta campando ancora, funziona ancora su Fortnite, abbassando del tutto la grafica, più di 300 fps. E immagina la tua, se hai una 3080, chissà quanti fps farai. Quindi questo Fortnite, come puoi vedere, c'è il mio personaggio Geralt che sta proprio sottoterra, sta fluttuando. La grafica non è un granché neanche nel sparare, guardate un po', ma è niente di che. Quindi, questo è il programma per settare la grafica su Fortnite. Abbassate anche la risoluzione del gioco, quindi da 1080 io ho impostato 720p con la risoluzione 100, se no se metti la risoluzione 3D 20, Fortnite non lo vedi proprio, cioè vedi proprio Minecraft tutto pixelato e sfocato. Solo pixelato, però non lo vedi bene Fortnite. Quindi una volta fatto, applicate le impostazioni e potete anche. Io direi di farlo rimanere aperto. Non c'è neanche bisogno di riavviare il gioco. Potete direttamente smanettarci sopra tenendo aperto anche Fortnite. Quindi, se non ti piace questo panorama, ritorni sul programma e selezioni l'impostazione che vuoi. Tu vai su profilo, qua profilo, Fortnite. Potete mettere qualsiasi gioco che avete. Su nome mettete Fortnite e vi troverà la cartella .exe Fortnite Client Win64. Adesso se vado un attimo su 64 pure c'è. Tipo troverà alcuni file che stanno dentro questa cartella.
E quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, lasciate like, iscrivetevi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!